Ciao ragazzi, finalmente ci siamo. Siamo arrivati alle divisioni in colonna a due cifre. Utilizzeremo un metodo che si chiama metodo dei multipli del divisore, che è molto semplice, vedrete che imparerete in un lampo a farle. Supponiamo di dover calcolare 83 diviso 23. Cosa prendo in considerazione? Non prendo solo l'8, perché è troppo piccolo per il 23, quindi dovrò considerare entrambe le cifre. Tutto l'83. Dovrò vedere quante volte il 23 è contenuto nell'83, ma io non conosco a memoria la tabellina del 23, quindi dovrò calcolarmela qua al lato. Voi siete degli assi nel calcolo delle moltiplicazioni in riga. Quindi vado a calcolare la tabellina del 23 per arrivare fino a 83 se ci arrivo, oppure mi fermo prima. 23 per 1, 23. 23 per 2, 46. 23 per 3 è 69, 23 per 4 è 92, è troppo alto, quindi devo fermarmi a 69. Quindi il risultato sarà 3 e lo scrivo. Per calcolare il resto, dovrò effettuare una sottrazione, quindi scriverò il 69, che era il numero a quale mi ero fermato, sotto all'83. Quindi farò 83 meno 69, che fa 14. Quindi il risultato della mia divisione sarà 3, resto 14. Andiamo a farne un'altra. 86 diviso 42. Anche qui prendo in considerazione entrambe le cifre e vado a vedere quante volte il 42 è contenuto nell'86. Quindi procedo col calcolo della tabellina del 42. 42 per 1, 42. 42 per 2, 84. 42 per 3, 126. Troppo alto, quindi mi fermo ad 84. Il risultato sarà 2. Trovo il resto, scrivo l'84 sotto all'86, farò 86 meno 84, il risultato è 2. Quindi 86 diviso 42 fa 2, resto 2. Vado a calcolare 68 diviso 23. Prendo in considerazione entrambe le cifre, quindi tutto il 68. Calcolo la tabellina del 23 fino ad arrivare a 68, oppure mi fermo prima. 23 per 1, 23, 23 per 2, 46, 23 per 3, 69. Troppo alto, lo supera di una unità. E quindi mi devo fermare a 46. Il risultato sarà 2. Procedo con la sottrazione per trovare il resto. Quindi 68 meno 46 fa 22. Quindi il mio risultato sarà 2, resto 22. Vado a farne un'altra. Prendo in considerazione le prime due cifre. Devo fare la tabellina del 34 per arrivare fino a 37. 34 per 1 è 34, 34 per 2 è 68. Troppo alto, mi devo fermare a 34. Quindi il mio risultato sarà 1, che vado a scrivere nello spazio dei risultati. Vado a calcolare il resto. Farò 37 meno 34, che fa 3. Non ho ancora concluso la mia operazione perché devo prendere in considerazione il 4 e lo faccio scendere. E accanto al 3 forma il numero 34. Quindi dovrò vedere quante volte il 34 è contenuto nel 34. Facilissimo, una sola volta. Quindi scrivo 1 al risultato, vado a calcolare il resto, lo potrei fare anche a mente. 34 meno 34 fa 0. E quindi il risultato finale sarà 11. Vado a calcolare un'ulteriore divisione, 294 diviso 14. Prendo in considerazione il 29. Devo vedere quante volte il 14 è contenuto nel 29. Vado a calcolare la tabellina del 14. 14 per 1, 14, 14 per 2, 28, 14 per 3, 42. Troppo alto, mi devo fermare a 28. Quindi il risultato sarà 2. Calcolo il resto. 29 meno 28 fa 1. Faccio scendere il 4, che insieme all'1 forma il 14. Quante volte il 14 è contenuto nel 14? Facilissimo, già lo vedo dalla mia tabellina. È contenuto una sola volta. Quindi scriverò 1 al risultato, calcolo il resto, 14 meno 14, 0. Quindi il risultato sarà 21. Andiamo a calcolarne l'ultima divisione.
prendo in considerazione il 96. Devo vedere quante volte il 31 è contenuto nel 96. Calcolo la tabellina del 31 accanto. 31 per 1, 31. 31 per 2, 62. 31 per 3, 93. 31 per 4, 124. Troppo alto, quindi mi fermo a 93. Il 31 nel 96 è contenuto 3 volte e lo scrivo nello spazio del risultato. Procedo col calcolare il resto, quindi farò 96 meno 93, che fa 3. Prendo in considerazione l'8, lo faccio scendere e insieme al 3 di resto forma il 38. Quante volte il 31 è contenuto nel 38? Vado a vedere la mia tabellina. Mi devo fermare a 31 perché 62 è troppo alto, quindi sarà contenuto una sola volta e lo scrivo nel risultato. Vado a calcolare il resto, 38 meno 31 fa 7, quindi il risultato finale sarà 31, resto 7. Più semplice del previsto, vero? Ciao!